alzarsi in piedi comporta metterci la faccia, alzarsi in piedi comporta avere un messaggio, questo quasi statuto della militanza pro vita e pro famiglia credo che riempia di contenuti questo alzarsi in piedi. Una cosa che mi ha sempre colpito molto delle sentinelle in piedi è la reazione, viene da dire, quasi isterica che riescono a suscitare in chi non le condivide, perché ti rendi conto a quel punto che chi non le condivide non ha più armi, non riesce a opporre. Che cosa vuoi dire ad una persona che sta in piedi a leggere un libro, eppure riescono a insultarle, offenderle, spintonarle, così facendo passando clamorosamente, ancor più anche epidermicamente, dalla parte del torto. Non che non ci siano da prima, però lì viene reso plasticamente una carenza di argomenti e di strumenti che non siano da strillare e l'offendere. Adesso il professor Attilio Danese, la professoressa Giulia Paola Di Nicola, insigni filosofi, docenti universitari anche di calibro internazionale, sono visiting professor all'Università di Puebla in Messico e sono docenti anche in diverse accademie sia italiane che straniere, approcciando il tema da quella che è la loro competenza, la loro storia, il loro pensiero, cattolici non solo cultori e docenti ma appassionati del pensiero di Mounier, delle problematiche della famiglia e dell'etica cristiana, appunto, ci offriranno il loro contributo su come la famiglia viene presentata ora, su come la coppia viene presentata ora e su come dobbiamo stare attenti ad avere gli occhi aperti anche per avere qualche chiave di lettura in più e non far tutto da soli, che poi comporta sempre lo sbagliare. Prego. Grazie Massimo, grazie a tutti voi. E approfitto del fatto che Massimo ha parlato dell'umanesimo, eccetera, perché d'accordo col Vescovo ci sarà il giorno 22, mercoledì, un primo incontro, saranno due in tutto, proprio sull'umanesimo, in vista del tema che sarà trattato a Firenze. La Chiesa italiana, come sapete, è organizzato a Firenze, eccetera, eccetera. Non mi soffermo troppo, però no. Ecco, quindi questo sarà dove? Nella curia, la sala del vescovo, quella, noi la chiamavamo la sala blu, non so se è un nome, ma avete capito, chi è di qua ha capito sicuramente, e poi alle 4:30, anche per dare adito a chi viene da fuori di poter ripartire. Va bene, questo. Noi cercheremo di saltare alcune cose che sono state già dette da Raffaella, giusto? Quindi di non tediarmi, insomma, mai più di tanto. Ecco, cominciamo con il nostro ambito. Lei ha parlato da giornalista, noi abbiamo insegnato all'università, quindi come ha detto Massimo, e cominceremo con un episodio che ci è successo alcuni anni fa, insegnando sociologia della famiglia all'Università di Chieti. Un ragazzo che vedevamo, insomma, piuttosto agitato, così, è andato dal preside a dire che noi eravamo dei bravi professori, però parlavamo della famiglia in senso tradizionale. Quindi vabbè, noi ne abbiamo parlato liberamente perché il problema finora è risolto dalla Costituzione, nel senso che, chi insegna ha una specie di patto d'onore con lo Stato e quindi si impegna a osservare i principi fondamentali della Costituzione, i quali ci parlano di famiglia, proprio uomo e donna, senso eterosessuale. Quindi diciamo, per noi non c'è stato un problema, però per dirvi che segnale è questo, sta di fatto che sono passati 6-7 anni, nel corso di preparazione per assistenti sociali, sociologia della famiglia è scomparso. Noi eravamo comunque dei professori a contratto perché siamo già in pensione, ed è stato sostituito da matematica, che credo che sarà molto utile a quelli che andranno ad aiutare le famiglie. Elementi di matematica. Elementi di matematica. No, questo giusto per dirvi, per dare concretezza a quello che vi diceva, parlando della scuola e mass media, le università sono un punto importantissimo di questa propaganda e sono penalizzanti per chi non rientra in quello schema. Il taglio che diamo oggi è proprio su famiglia e mass media. Io ci integravamo con, almeno come ci ha anche suggeriti il nostro Massimo. Cominciamo col dire che c'è un legame distorto, l'avete già visto dall'inizio con quel bel esempio tratto dalle Iene. E la TV, come ha scritto il rapporto CISP, tende a proporre delle rappresentazioni polarizzate nelle forme più tradizionali e idealizzate, oppure in quelle più patologiche, famiglia allo sbando, distrutte,
comunque critiche e piene di conflitti. Quindi esasperare le posizioni e non riflettere la realtà della quotidianità. Poi salteremo magari alcune cose che si ripetono così. Quindi la realtà delle famiglie che vivono i loro problemi nella loro quotidianità, che sono spesso molto concreti, legati ad aspetti economici, ad aspetti educativi, a relazioni soprattutto a moglie e marito, che sono sempre sfumate, non sono mai in bianco e nero, se non quando si toccano i livelli della patologia, ecco, questi aspetti generalmente non vengono rappresentati. E questo influisce perché la maggior parte delle famiglie guarda la TV durante i pasti. E poi ancora guardare la TV è la terza attività per numero di ore di una persona dopo il sonno e il lavoro, sia in Italia come negli Stati Uniti. Gli adolescenti in media, abbiamo fatto più di un'indagine sul campo sugli adolescenti, la guardano 4-5 ore al giorno, in media. E quello che ci ha colpito anche in una di queste inchieste che abbiamo fatto con sociologia è che, per esempio, cosa preferisci? Loro ci hanno risposto, al primo punto, il film horror. Cose che per me, per esempio, sono ancora spaventose, non riesco a vedere, preferisco comunque non vedere perché mi creano ansia, è inutile. E questi ragazzi sono talmente abituati al virtuale che si prendono gioco di noi, che ce la prendiamo per il sangue, per queste cose, perché sanno e vedono tutto così. E questo, come dire, rende tutto subito, tutto insignificante, che succede ma non succede ed è equipollente. Altro danno è la diminuzione del dialogo in famiglia, questo non solo da parte della TV ma anche cellulari, social network in generale, impediscono di svolgere altre attività più utili, ragazzi, rendono più numerose ma più superficiali le conoscenze, come diceva poco fa Giulia Paola. Sì, sanno molte cose questi ragazzi, sappiamo anche noi, molto di più di un tempo, però pochi riescono ad approfondire. E questo fatto che toglie il tempo al dialogo, forse è capitato anche a voi di trovare magari anche dei fidanzati che incontrate in un ristorante, ognuno col suo cellulare per i fatti suoi. Che messaggio comunque. Quando uscivamo noi eravamo veramente molto felici di parlare e comunicare. Beh, probabilmente avranno altri momenti, non voglio giudicare, però insomma, come immagine, è un'immagine significativa, tu vedi là due persone, il tavolo è lo stesso, però ognuno segue un suo percorso virtuale. Questo è scontato che i media non sono neutrali, è stato già ben detto, ma soprattutto non lo sono sul piano dei valori, perché veicolano dei modelli e delle relazioni imposte da non si sa chi. Questo non si sa chi, che c'è sempre dietro. Io credo che il mezzo tecnico, come diceva il buon Martini, potrebbe essere positivo e benefico, ma nello stesso tempo diventa reale invadenza nei dinamismi della vita domestica, e in modo diretto o subdolo questi strumenti tendono spesso a sovvertire l'ordine dei valori umani cristiani. Questo era già un buon, diciamo, annuncio fatto alla Chiesa Ambrosiana. Sì, sottolineerei la questione del relativismo su cui Benedetto XVI ha tanto puntato, perché siamo in un'epoca in cui prima o poi dovremo prendere delle posizioni e saremo costretti. Basta pensare alla questione dell'ISIS, cioè il relativismo ci dice che tutto è equipollente, che è vero, è buono tutto, è il contrario di tutto a seconda di chi pratica o vede o crede in determinati valori. Quindi, per esempio, la pedofilia è una cosa negativa, il diritto di un uomo che ha una sensibilità verso un bambino di amarlo è un suo diritto, è un suo desiderio. Quindi come conciliare le due cose? Diciamo, è un'epoca che ci avvia verso una specie di schizofrenia, perché noi non riusciremo più a capire come orientarci, non avremo la bussola. Questo disorientamento che è tipico della società postmoderna e che si riflette anche negli aspetti più oggettivi, per esempio lo spazio. Uno che abitava in un villaggio sapeva benissimo questa è la chiesa, questa è la farmacia, sapeva orientarsi. Se voi entrate oggi in un centro commerciale, dopo un'oretta che state lì, comincia un po' a girarvi la testa, ma qual è il posto da dove sono entrata? E questa è una dispersione puramente spaziale, ma che indica questa dispersione anche di bussola, di valori, di comportamenti. Che cosa devo fare io in questo mondo? Come mi devo comportare? Perché? Perché c'è dietro una filosofia dominante che viene
iniettata in maniera subdola, a volte anche in maniera esplicita, il consumismo, l'edonismo, la ricerca del successo, il trionfo del più forte, del più bello, del più intelligente. Pensate anche ai telequiz, che potrebbe avere anche una parvenza culturale, alla fine vince il premio in denaro il più bravo, che ha più memoria, il più fortunato, cioè c'è un'esaltazione della società dei vincenti e non c'è spazio per i diversamente abili, per i meno dotati, per gli scartati. Anche per le persone normali bisogna essere in qualche modo eccellenti. Questo adesso andiamo, se posso. Non so, passiamo alla prossima. Tanto... Ecco. Allora qui abbiamo messo la verità, è vero, è invece i mass media, tutto ciò che si dice, quello che viene chiamato l'opinione pubblica. Perché l'opinione pubblica, all'opinione pubblica dà un'importanza grandissima. Io ho insegnato sociologia e si fa sempre la statistica, si fanno le inchieste, si dice la media pensa così e si pensa quasi che la media sia debba dettare le ragioni dell'orientamento e della verità. Questo è un falso ovviamente, però è molto utile al mercato, perché significa che io, se investo su un prodotto, so che la media e quindi mi renderà di più che se io vado a prendere un target molto specifico di consumatori. Però l'importante è avere chiaro, naturalmente noi continueremo a fare statistiche, perché sono, anche loro sono importanti, purché abbiano il loro posto e non dettino le condizioni della verità, ma dobbiamo imparare, come si diceva prima, soprattutto a livello di cultura, di relazioni interpersonali, a capire che non è la verità. Abbiamo riportato qui Manzoni, forse alcuni di voi ricorderanno quello che scrive intelligentemente, così quasi en passant, Manzoni nel capitolo 32. Il buon senso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune. Il buon senso c'era, magari la gente ha ancora tanto buon senso, ma siccome l'opinione pubblica, il senso comune è diverso, se ne sta nascosta, non lo dice, a cominciare dalle conversazioni nei salotti con gli amici, ma sì, ma forse è così, mi sto zitta perché non si sa mai come va a finire. E questa purtroppo è una condizione di emarginazione della verità e di penalizzazione del pensiero diverso. Prima si è parlato del pensiero unico e quindi tutti quelli che hanno un'idea diversa hanno paura. Devo dire che questo atteggiamento non è solo relativo, diciamo, al pensiero unico dominato dal mercato, ma spesso lo si trova anche nei nostri ambienti, anche all'interno della Chiesa, cioè la difficoltà, l'incapacità dovuta a una certa immaturità o paura degli altri di dire la verità, perché spesso chi la dice appare un essere strano. O pericoloso. Si sente emarginato e quindi preferisce, ma chi me lo fa fare? E preferisce tacere. Qui ci sono le domande che ci siamo posti di fronte al tema. Quali sono le immagini della famiglia proposte dai diversi discorsi sociali e mediali? Quali sono i condizionamenti che danno forma ai discorsi dei media? Quale consapevolezza dimostrano gli operatori dei media nei confronti di questi condizionamenti? E infine, quali sono le principali differenze tra i discorsi prodotti dai media e quelli prodotti dall'associazionismo e dalle famiglie? Anche le sentinelle rientrano in questa alternativa. Purtroppo c'è un diktat che la fa da padrona un po' su tutto, il mercato. E il mercato impone catturare il pubblico. La stessa deontologia degli operatori alla fine viene in qualche modo strutturata su questo diktat. Perché? È la rilevanza della dimensione commerciale dei media e della concorrenza rispetto all'universo dei consumi che la fa da padrona. Catturare il pubblico. Per catturare il pubblico occorre rispettarne la sensibilità, quindi l'armonia, l'affettività, bisogna togliere i conflitti, comunque i conflitti possono essere superati dai prodotti, ci sono indicatori di benessere, quali la bellezza, la salute, la disponibilità economica, la realizzazione professionale. Poi ci sono i
valori, noi potremmo anche cominciare a chiamarli disvalori, trasmessi. Sì, è interessante vedere l'importanza che viene data al prodotto. Quando bisogna vendere, pubblicizzare un prodotto, può essere un oggetto, ma può essere anche un pensiero, una cosa, questo viene considerato risolutivo, come la bacchetta magica dei problemi. Hai questi problemi in famiglia? Ecco la soluzione. A volte basta Agnese. È davvero ridicolo, insomma, no? I problemi che ci sono in una famiglia, che non so, usando quel detersivo piuttosto che quell'altro, sono risolti perché il marito è contento, il bambino sta bene. Cioè se uno esce un po' da quel giro in cui ti mette, come diceva, il discorso pubblicitario, dice ma siamo folli, perché è possibile che i problemi possano essere così risolti. Cominciamo un primo spicchio del discorso. Abbiamo voluto sottolineare un po' il bombardamento sessuale, quindi l'importanza che viene data alla sessualità, proprio considerata non solo come desiderio, ma qualche volta anche come patologia, e che comunque è utile a colpire, abbiamo visto Toscano tante volte, no? A colpire lo sguardo, a tirare lo sguardo, a colpire l'immaginazione della gente, anche se è a detrimento del rispetto della dignità della persona. Perché abbiamo i casi della vita che conosciamo, abbiamo anche i casi, cioè qui abbiamo una donna che mette il piede su un uomo, un altro, cioè una specie di violenza in ogni caso. Purtroppo noi riscontriamo una forte differenza tra quella che pensa la gente quando la incontriamo, la conosciamo, e quello che poi è lo share che viene registrato. C'è un programma, adesso non ricordo come si chiama, che ogni giorno dice, mettendo in competizione tutti i diversi programmi, a Costanzo, Maurizio Costanzo lo fa, pochi minuti, però dice del giorno prima qual è il programma che ha vinto. E quindi quello ha preso tot del 30%, quello del 15%, e naturalmente l'importanza di un programma è dettata dal numero, e quindi la quantità, che non si sposa quasi mai con la qualità, ha la meglio, e chi vuole vendere il proprio prodotto e vuole affermarlo si adegua. Ma gli effetti, che sono documentati anche dagli studi, adesso non abbiamo riportato per non appesantire, dice Dogana, assistiamo a bambini che dichiarano di essere innamorati, bambini che esultano perché a tavola c'è quella carne in scatola o quella merendina e via dicendo. Sì, un bambino, figlio di una nostra nipote, quindi non diciamo il nome perché riguarda Teramo, che però vive a Bologna, è tornato a casa e ha detto alla mamma: mamma, sai, io mi posso innamorare di Luca, questo è un maschietto. E la mamma ha detto: ma vuoi dire che ti vuoi bene? Certo, è il tuo amico principale. No, tu non hai capito, proprio innamorare, io me lo posso sposare. Ma questa è... Sì, me l'ha spiegato la maestra, ed è così. E quindi si viene a creare un dissidio molto forte tra la scuola e la maestra, tra la scuola e la famiglia, in cui la scuola ha in qualche modo il potere e la famiglia ha l'aspetto affettivo, Riccardo, ma non sempre, come sapete, poi nell'adolescenza soprattutto, la famiglia ha la forza di far resistere il figlio. Quindi ci troviamo in una società molto difficile da questo punto di vista, perché mentre prima la famiglia dava dei valori che venivano confermati dalle istituzioni, adesso bisogna spesso lottare controcorrente. Ma soprattutto bisogna lottare con più agenzie, mentre prima le agenzie concorrevano, si chiamavano agenzie educative, si chiamavano, il termine classico era agenzie di socializzazione, però alla fine si per intesa convenzionale si chiamavano anche agenzie educative. Adesso sono agenzie diseducative, perché la televisione è un bambino italiano a 6 anni, ha già visto 4.500 ore di televisione e 1.800 scene di violenza. Insomma, non aiuta l'eventuale messaggio che i genitori, anche qui dovremmo ritrovare quei genitori che vogliono educare davvero e che non hanno già mollato la responsabilità dell'educazione. Che non hanno mollato, questa era la mamma di questo bambino, siccome a casa arrivava il famoso foglio con su scritto genitore 1, genitore 2, e allora si è messa d'accordo con le altre mamme, tutte insieme hanno cancellato madre e padre. Sono piccole azioni, ma che ti stanno a dire, oh, ancora
tornando a questa alleanza tra le agenzie che c'era una volta, perché condividevano i valori di fondo e oggi no, quando si è parlato, è scoppiata la questione dei preti pedofili, e c'era poi una giornata, cos'era la giornata per la rito, qualcosa in piazza San Pietro, e apparve su Repubblica una vignetta. Ah, di Mauro, ci saranno tanti preti. Meglio tenere a casa i bambini. Lasciate i vostri bambini. Sì, sì. Il Family Day. Tenere a casa i bambini sono i preti. Quindi, quanto era forte prima l'alleanza tra la parrocchia e la famiglia? Perché la parrocchia ti aiutava a educare i figli e tu affidavi. Se vai a interrompere questo legame importante, in cui la famiglia appunto si fidava, e naturalmente l'affidamento viene fatto alla strada, alla Snellia, ad altre agenzie sostitutive, a scuola, che non hanno lo stesso peso dal punto di vista morale. Ma come ci arrivano a questo? Ci arrivano attraverso delle tecniche, dei processi, e già Raffaella ce l'ha ben detto. E qui per esempio abbiamo ripreso alcune interviste, spezzoni di interviste da un'inchiesta fatta dall'osservatorio sulla comunicazione di Milano, e il giornalista dice: i miei modelli non sono personali, sono già mediali, e la famiglia felice della pubblicità. Quindi da una parte si esalta la famiglia felice, e dall'altra poi il contrasto è evidente. Allora i rimedi che sono, lei l'ha detto benissimo, io lo voglio solo risottolineare, la trasformazione dei desideri in diritti. Quello è il rimedio. Questo è il messaggio che passa. È da notare, sempre secondo le nostre ricerche, che, ma anche quelle europee, questo è un dato che si ritrova dal sud dell'Italia alla Norvegia, dappertutto, che la famiglia è ancora un grandissimo ideale, valore per tutti i giovani. Cioè, quando noi chiediamo di quale istituzione tu ti fidi, la famiglia ha sempre una percentuale altissima, che varia tra gli 80, i 90, 75, ma non meno di questo, è sempre molto alta, a fronte per esempio dei partiti politici che hanno delle percentuali dello 0,. Ecco, perciò dico, i ragazzini hanno una grande idea, però l'idea che hanno della famiglia è la famiglia felice, è la famiglia che deve essere realizzata, è una specie di diritto. Io mi sposerò solo se incontrerò la persona giusta, e quindi vogliono una famiglia così. Se non sarà così, o non mi sposo per niente, oppure io mi separo. Ma perché nella pubblicità loro che cosa guardano? Guardano a modelli di famiglia che poi alla fine non esistono. Non abbiamo voluto riportare per non far propaganda anche noi, insomma, no? Non li abbiamo. Perché poi nella vita reale non c'è sorriso senza lacrime, non ci sono lacrime senza sorrisi. Invece questo scompare dal modello pubblicitario. Ecco, i problemi della morte sono molto accennati e hanno sempre altre finalità nell'ambito di un discorso mediale. Ecco, per l'utilizzo dei bambini, sia nel presentare determinati film, determinate fiction, sia nella pubblicità di alcuni prodotti. I bambini sono molto richiesti, benché l'Italia abbia bassi di natalità così bassi, e sappiamo che questo è uno dei nostri problemi più importanti, però i bambini hanno richieste insistenti da fare ai genitori. Questo vale, ripeto, sui prodotti, e vale anche sugli stili di vita. Sono loro che, per esempio, essendo molto più capaci di utilizzare tutti i sistemi digitali, fanno sentire i genitori un po' arretrati. La maggior parte dei genitori si sente un po' in colpa di non essere all'altezza e dice: ma lo sanno loro, non posso parlare. E questo significa che tutta la tradizione, anche nei suoi aspetti positivi, si tira indietro. Si tira indietro, non è più in grado di far fronte. Quindi, fattore capriccio dei bambini. E poi influenzare gli acquisti, l'importanza dei bambini, gli acquisti degli adulti, e quindi le decisioni di tutta la famiglia. Ma poi fidelizzarli alle marche, prima ancora che al prodotto, in quanto sono i futuri consumatori.
Abbiamo detto prima, Attilio parlava della percezione della violenza da parte dei bambini, no? Con conseguenze, non ci siamo soffermati, di episodi tipo il bambino che dà un pugno e rompe il cranio a un altro e poi dice ma io non pensavo che succedesse questo, oppure ragazzini in America che entrano con le armi perché ne hanno viste troppe. Ma anche loro, per esempio la pubblicità, è stato chiesto da Oliverio Ferraris a Roma a un gruppo di bambini, a che serve la pubblicità? Le risposte, servono a far riposare gli attori. Servono a fare la pipì noi. Ah, per dire boh, cioè, però niente, ma non sanno qual è l'obiettivo reale. Qui di là vedete le leggi che in altri paesi ci sono, da noi c'è il codice di Treviso, ma non lo osserva nessuno. L'ordine dei giornalisti invece è impegnato a far rispettare le linee europee. Io aggiungo semplicemente la noticina che non sono innocue queste cose, perché dietro ci sono soldi. Cioè l'Europa ha stanziato a suo tempo 3 miliardi e 800 milioni di euro e l'Italia per percentuale prendeva 870 milioni di euro in 2 anni, la Fornero ha usufruito di questo finanziamento per far fare corsi, insomma, eccetera eccetera. Quindi dietro non ci sono i soli ideologie, ci sono soldi, e di fronte ai soldi molti insomma non ragionano. Qui i ragazzi che guardano nelle fasce non protette sono il 75%, i bambini che hanno il televisore e tutti gli strumenti per uso personale anche in camera, ognuno c'ha il suo, la mancanza di regole, noi abbiamo chiesto ti danno delle regole, ma no, si fidano di me, è vero, quindi i ragazzini che se si trovano a scuola o in chiesa devono comunque avere sempre sotto mano e crearsi il loro mondo virtuale distinto da quello reale. È chiaro che il mondo virtuale noi li abituiamo a una semplificazione che non corrisponde alla realtà, perché nella realtà noi abbiamo tante difficoltà nei rapporti interpersonali, mentre se noi andiamo per vie tecnologiche noi possiamo continuamente spegnere qualcuno se ci dà fastidio. Quindi io stabilisco un rapporto via mail oppure con i social network, ma se qualcosa non va lo scarto, mentre in famiglia è là dove io ritrovo i problemi continuamente, io ho l'altro davanti col suo volto, con le sue domande, con i modi di fare che mi nervosiscono magari, che mi danno fastidio e con cui comunque mi devo confrontare per portare avanti una vita di famiglia fedele e costante negli affetti. Invece nella rappresentazione c'è quella stereotipata, invece dietro c'è un altro concetto che guida tutto questo, lo diceva prima anche Raffaele, i sentimenti, e va là dove ti porta il cuore, insomma, la storiella che ci ha fatto un sacco di soldi la nostra amica, ma insomma va là dove ti porta il cuore, non può essere. Invece è passato come, ma come va? Il cuore non si comanda, che vuoi? Tutto questo che fa? Distrugge, non costruisce. C'è sempre la contrapposizione tra una vita familiare monotona, un po' routine, in cui la moglie è sempre quella, il marito ha sempre gli stessi difetti, cioè si parte da cose reali, perché siamo noi, e dall'altra parte invece l'esuberanza, l'irruzione di una specie di pseudograzia che è l'innamoramento di una persona nuova alla quale ti promette il paradiso. E questo prende tantissimo le persone, perché le persone hanno bisogno del paradiso, però lo vogliono qui in terra, e già Max ci ha fatto vedere che è una bella delusione. L'altro non tutto funziona bene. Sì, no, perché ci avevo qui anche, vabbè, non fa niente. La cosa invece interessante che viene fuori, questo credo che si sappia, ma se ce lo diciamo è bene ricordarcelo, no? Cioè che la pubblicità ha di per sé anche dei condizionamenti. Se voi vedete gli spot pubblicitari durano 0,30-0,25, poi questa brevità spazio-temporale consente una fruizione intensa in un tempo ridotto, quindi non lascia spazio per la riflessione. Le situazioni sono facilmente riconoscibili, le parole poche, ripetute, associate in maniera stretta alle immagini per facilitarne la comprensione e l'assimilazione, l'avventura interessa, i personaggi diventano modelli in cui identificarsi. Cioè non abbiamo il tempo, anche per non stancarvi, ma ci sono riportate tante frasi in cui, queste erano interviste a giornalisti, in cui loro ti dicono oggettivamente quali condizionamenti subiscono dal loro datore di lavoro, dalle regole che hanno. Alcuni parlano di licenziamento, sono legati appunto a vincoli di accettabilità, cliente, resistenza del pubblico, resistenza del sistema, istituto di autodisciplina, no,
presentare legale lo stesso. Cioè loro, per esempio, un giornalista diceva: io devo giocare sempre sui rapporti perché i legami sono quelli che interessano, il personaggio singolo è uno che ha meno possibilità di racconto, e quindi eccetera eccetera, devi puntare sui rapporti che sono familiari, in disfacimento o di legame. Sul singolo ti rimane monco, non puoi far sapere quello che pensa se è da solo. Poi ci sono le esigenze editoriali. Possiamo saltare, sono un po' cose tecniche. Purtroppo il passaggio da un office a un altro. Andiamo avanti. Ecco, la rappresentazione della famiglia, quella americana. Nella fiction. Secondo i diversi contesti. Noi spesso acquistiamo nelle fiction modelli di famiglia che non sono propriamente i nostri, pensavo a J.R., tutte queste serie che abbiamo visto, Beautiful, ma anche il modello dei Kennedy che vedete lì, no? Dove vedete sempre la famiglia felice, fotografata, ricca, potente, bella, e d'altro canto le storie di Mary in parallele, le storie di altri e alti tradimenti. Da noi questo costume era ancora non ben accettato. Abbiamo per esempio la storia di Romina e Albano, che è diventata emblematica della famiglia, che viene accettata nelle sue trasformazioni, è applaudita, che si tratti di Romina prima fase, che si tratti di Loredana, che si tratti di Romina seconda fase, l'importante è che si muova qualcosa e che la gente possa sognare di questo amore che va, che viene, che torna e che non si appiattisce in una storia sempre uguale. Noi siamo le famiglie, noi qua siamo le famiglie tradizionali, quindi diciamo c'è niente di interessante. Bisogna raccontare delle storie, queste storie devono essere movimentate, la gente si deve lasciare, si deve prendere, deve dare di che. Quindi puntare sulle crisi. Qui abbiamo messo le narrazioni di omosessuali, è vero, ne ha parlato già abbastanza prima di noi. Questo per esempio dice un giornalista: fai conto che due settimane dopo che noi li avevamo faticosamente separati dalla convivenza, arriva il focus marketing dove questa coppia di omosessuali sono adorati, vengono considerati gli attori più bravi, la storia più carina, quindi di nuovo frenata, gira, sterza, torna indietro, abbiamo dovuto rifare tutto per due volte. Allora qui subentra quello che diceva lei, cioè che pensiamo tutti noi, cioè che l'importante è la cultura di base, perché se noi ci professiamo in un modo, anche cattolici, però poi ci piace vedere la spazzatura, il mercato registra che ci piace vedere la spazzatura, punto. Se noi siamo ammessa il 20%, però poi questo stesso 20% o il 10% risulta che va a vedere i canali pornografici, cioè a loro non interessa, cioè sta di fatto, purtroppo questi problemi ce li abbiamo a casa nostra, ed è una questione culturale, è una questione di formazione, che io credo che sia molto importante l'associazionismo più della scuola oggi, perché la scuola passa per delle regole che non sono sempre qualche eccezione pure di speranze positive ce l'abbiamo pure, abbiamo riportato questo giornalista Luca Bernabei: le storie che raccontiamo sono un veicolo di interpretazione del reale, definiscono un nome reale a cui la gente dovrebbe aspirare. Ma chi fa televisione è un educatore, noi non dobbiamo seguire quello che vuole la gente. Dobbiamo semmai ridare il senso della speranza, di educare al bello, la natura intesa come creata. E perciò come utenti non dobbiamo aver paura di protestare contro la TV che non ci piace. Allora, da una parte protestare, dall'altra io credo che abbiamo un grande dovere di mostrare il bello, e ciò che è interessante, la storia della Chiesa e anche la storia dell'umanità cristiana in senso ampio, non solo confessionale, è stata una storia di grande bellezza. La grande bellezza non è il film della decadenza, ma è veramente tutto ciò che abbiamo prodotto di architettura, di arte pittorica, scultorea, cioè la gran parte del patrimonio mondiale è veramente affidato alla genialità e alla ispirazione di credenti e di cristiani. Quindi oggi dovremmo recuperare quella bellezza, perché la bellezza attira da sé, e lì bisogna preparare bene le persone che abbiano, cioè come in politica, noi non possiamo votare una vecchina perché è brava, perché va in chiesa,
perché magari sarà santa più di loro e in paradiso la troveremo davanti a noi, però ci vogliono delle competenze, ci vuole una capacità. Così anche nel campo della cultura, nel campo del giornalismo, a volte noi vediamo delle persone, non so, perché il prete fa il direttore di quello, perché di Cielo, perché Focolarino diventa... Bisogna vedere se ce l'ha questa competenza, allora gliela riconosciamo, altrimenti lo aiutiamo a prepararsi, perché sapendo che ha dei valori importanti, noi investiamo su questa persona. E nel campo delle proposte dobbiamo tornare agli archetipi, dobbiamo tornare alla natura, maschio e femmina li creò. Tra l'altro a poco troveremo anche la citazione se la ritroviamo. Invece che cosa viene trasmesso? La minoranza sul pulpito, l'abbiamo intitolata questa, no? Viene trasmesso l'esaltazione del diverso. Ecco, tutto l'appoggio che si dà al Gay Pride, ai concorsi alternativi di Miss Trans, tutte queste e cose. Aspetti, che due passaggi di Bibbia e Corano. Va bene, sono la stessa concezione del maschio e femmina all'inizio. Anche il Corano dice che Dio va creato di terra, poi di una goccia di sperma, poi va ordinato a coppie. È lui che creò la coppia, il maschio creò e la femmina. Quindi... E tutti i racconti iniziali in modi diversi parlano di questa duplicità importante. Invece chi va avanti? Vladimiro Rossoria, andiamo avanti. Ecco, le famiglie disorientate. L'altra sera, dopo aver assistito a un'intervista televisiva a un noto giornalista, nostro figlio ci ha confidato di avere anche lui delle tendenze omosessuali. Nel senso che queste stimolano poi le persone a dire ma forse anch'io, e spesso è stato un colpo durissimo. Ci siamo sentiti falliti come genitori. Quante tragedie nelle famiglie, eh? Questi gemelli che hanno fatto e fanno parlare molto di sé, è vero, studiati appositamente per la loro, diciamo, il loro fascino virile. Ma lì il termine, la famosa storia del linguaggio, la sexual orientation, fa chic, non si parla più di sesso ma di orientamento sessuale. Allora Facebook ne ha trovati 52, ormai sai. Qui c'è un video che non vi facciamo vedere, dove c'è un giornalista che va in Norvegia, dove ci sono delle leggi molto favorevoli ai rapporti uomo-donna, in cui compare che comunque proprio in presenza di queste leggi, quindi con la possibilità della donna di poter fare tutto, potendo sceglie preferibilmente delle cose che attengono la sua natura femminile, che ha a che fare con la storia di Achille, e Achille scelse poi l'arma. Ora, è importante che le leggi discriminatorie nei confronti dei due sessi vengano infrante, perché è così, è giusto che sia così, siamo tutti esseri umani, abbiamo tutti tante capacità che nel tempo non sono state neanche notate. Se venisse una nostra nonna, bisnonna, diciamo così, oggi, e se vedesse lei che fa la giornalista, io che parlo che insegno all'università, probabilmente direbbe ma non sono delle donne, sono mezzo maschi. È vero, perché l'idea era che la natura femminile era questa. Quindi in parte la lotta è contro degli stereotipi che hanno pesato un po' troppo nella storia, e noi sappiamo che la storia è pendolare, cioè se c'è l'eccesso del potere della nobiltà nasce la borghesia e si ribella, se la borghesia eccede nasce il proletariato, se c'è il maschilismo nasce il femminismo, queste cose vengono e purtroppo le dobbiamo accettare, e poi queste reazioni storiche non vengono con le rose in mano. È chiaro che le donne non fanno le rivoluzioni con le rose in mano come non le fanno gli operai. Draghi, l'abbiamo visto, quella delle femmine gli è saltata addosso e tutto sommato, usando i coriandoli, un gesto antipatico, però usando i coriandoli, non ha usato le armi, no? È già una cosa. Ma la reazione storica, io dico, non della persona brava, eccezionale, che costruisce come noi piano piano nei rapporti, diciamo tutti noi, in modi diversi, ma quella che reagisce istintivamente fa dei gesti eclatanti, perché solo così può rompere, diciamo, quel muro che si viene addosso. Quindi si volevano rompere gli stereotipi, però da qui a dire che non esiste la differenza, io credo che sia un danno enorme, lo diceva lei, ma lo dobbiamo dire a che facciamo a noi stessi e alla storia, perché la natura, quando la violenti, si ribella e ha sempre degli effetti boomerang su di noi, contro di noi. Se tu sradichi le piante, prima o poi avrai degli smottamenti. È vero, tsunami, cose varie. Se costruisci lungo i fiumi, prima o poi.
Stiamo costruendo la famiglia lungo i fiumi. Ritornando alla televisione, c'è una distanza tra la realtà e... Ma io direi di smettere qui, che dice Attilio? Ecco, abbiamo ricordato. Noi avevamo anche una parte sulla stampa, però possiamo lasciarla qui. Possiamo lasciare qui. Credo che ormai l'attenzione ha raggiunto il suo culmine, quindi possiamo aprire eventualmente, tornando anche a Raffaella, un eventuale dibattito. Confidando molto in luoghi come questi, in luoghi di associativi, Scout, Azione Cattolica, ICL, laddove la gente può discutere e può essere formata, dove possiamo, o anche rapporti tra famiglie, che non siano per forza istituzionali, mutuo aiuto, dove si possa vedere un film e discuterlo insieme e dove i bambini possono avere conforto nelle altre famiglie che la pensano allo stesso modo, rete tra famiglie. E questo è molto importante oggi, direi quasi che è l'unica arma che abbiamo, perché per il resto ci sono dei potentati così forti, economici, non a chiacchiere, che non ci fanno ben sperare se vogliamo fare le guerre dei giorni, siamo perdenti, l'abbiamo visto, il divorzio, altre cose, ogni cosa su cui ci mettiamo in guerra, purtroppo, a causa degli enormi mezzi che sono a disposizione altrui, noi siamo in genere perdenti, quindi evidentemente dobbiamo cambiare strategia. Ecco, chiudiamo con questo passaggio che abbiamo ripreso da Giorgio Campanini, che credo molti di voi conoscono. I segni di profezia della famiglia nei confronti della società e del mondo dei media sta nel proporre con forza, all'interno di un mondo dominato dall'efficienza e dal consumismo, il significato dell'inutile. Nulla è più inutile dell'amore. Esso non edifica ponti né produce automobili, non trova posto nella bilancia commerciale né concorre a determinare il reddito nazionale, ma è appunto dell'apparentemente inutile che il mondo oggi ha bisogno. Testimoniare questa apparente inutilità, mostrarne e rivelarne tutta la fecondità, la forza, la capacità critica e il servizio eminente che può rendere al proprio tempo quel segreto microcosmo che è la coppia dove vive l'amore. Grazie. Volevo leggervi una lettera che mi ha fatto avere Sua Eccellenza. Allora, questo incontro di oggi è l'ultimo incontro del ciclo di bioetica, ce n'è un altro il 23 di maggio, quindi vedremo, diciamo, con Lorenzo le sentinelle, esatto. Ma il 23 di maggio, prima della marcia per la vita, non è l'ultimo in assoluto, è l'ultimo prima della marcia per la vita, che è il 10 di maggio. La diocesi di Teramo, unitamente a, non sono mai troppe, a qualche altra diocesi, ha ritenuto di aderire ufficialmente alla marcia per la vita e stiamo organizzando pullman per andare. Il vescovo ci manda a proposito questa lettera, è la lettera ufficiale di adesione alla marcia per la vita. Caro Massimo, non potendo intervenire all'odierno incontro del ciclo temi di bioetica, affido a questo breve messaggio l'espressione della mia gratitudine per l'iniziativa assunta nuovamente quest'anno ed estendo il saluto a quanti sono intervenuti al prezioso momento di formazione. La presenza delle persone interessate alle problematiche proposte, seguite anche attraverso Teramo Web, rivela l'esigenza di informazione e formazione corretta su temi sensibili che riguardano l'essere umano come persona, in ogni stato e condizione dell'esistenza. Temi sensibili perché una visione scientista sta riducendo la vita umana più ad un qualcosa da produrre, piuttosto che salvaguardare l'evidenza del dono tra genitori che si amano ed esprimono il coronamento del loro amore nella procreazione. Cari amici, richiamo anche la vostra attenzione di laici cristiani sulla necessità della testimonianza pubblica e sociale circa quei valori di fondamentale importanza per il futuro della stessa società. Sono quei valori che vanno ben oltre le posizioni ideologiche di qualunque schieramento politico e o confessionale. Se la persona, il singolo individuo, è la realtà indispensabile e fondamentale che costituisce lo Stato, la comunità, la famiglia, non potrà mai essere considerato come mezzo strumentale, bensì come fine e soggetto indisponibile a qualsiasi strumentalizzazione e cosificazione. Diversamente si corrode l'esistenza stessa della comunità, della società, dello Stato. Inoltre, se oggi il pluralismo delle opinioni tende a confondere parole come libertà e diritti soggettivi, senza considerare i doveri,
a rivendicare l'uso di termini come famiglia, anche per realtà che tali si dichiarano ma non lo sono, ci si deve confrontare con interpretazioni strumentali dovute ad una visione materialista della vita. Punto esclamativo. La Marcia per la Vita, che si svolgerà nei prossimi giorni in Roma, è un'iniziativa che vuol sensibilizzare scienza e coscienza alla tutela integrale della vita umana dal suo concepimento, ed è un momento significativo perché i cattolici impegnati facciano sentire la propria voce su questi temi così delicati e spesso dolorosi. Pertanto, quale vescovo della diocesi di Teramo ed Atri, esprimo la piena adesione della nostra diocesi alla marcia, auspicando che la partecipazione sia consistente e convinta. Maria Vergine, Madre della Vita, preghi per noi, che ci rafforzi e sostenga in questo impegno. Michele Seccia, vostro vescovo. Anzi, ho fatto una lettera lunga. Ho fatto una lettera lunga, però una lettera articolata. Beh, è lo stile del vescovo. È lo stile del vescovo. Questa notizia ci riempie di gioia, non era, cioè, era si può dire, quasi attesa, ben più che attesa, però fa piacere leggere queste parole. Adesso torniamo più strettamente al tema di oggi. Mi viene in mente una scena veramente piccolissima, quando ho letto un bambino di 6 anni ha già visto 4.500 ore di televisione. Noi la televisione non ce l'abbiamo a casa mia. Allora capito al parco, proprio ieri, l'altro ieri, che avevo portato al parco le mie due bambine e i miei due bambini, a un certo punto la più grande incontra una sua compagnuccia degli elementari e io riesco a cogliere questo dialogo, che a un certo punto dice, ma noi la televisione a casa, la bambina sta dicendo di qualcosa che guardava in televisione e mia figlia dice, ma noi la televisione a casa non ce l'abbiamo. Allora la bambina con cui parlava rimane un po' perplessa, dice, non ce l'avete, ma perché? Ma non avete i soldi per la televisione. In quel momento arriva la seconda, che raggiunge di corsa, cade per terra, si rialza e ridendo dice, sono io la televisione. Guarda, sono io la televisione. E vabbè, questa è una scena simpatica che magari forse qualcosina possiamo risparmiare. È chiaro che al giorno d'oggi il pericolo, tra virgolette, non è solo la TV, il pericolo è anche internet, sono anche i giornali, i cosiddetti opinion leader che arrivano un po' ovunque. Noi giustamente per ragioni di tempo non avete approfondito il tema della stampa, ma anche lì ce ne sarebbe. Ce l'avete. Internet e comunicano tanto, per esempio, dico una banalità, ma forse tanto banale non è, quanti di noi quando si trovano a confrontarsi su questi temi, soprattutto su internet, si confrontano con persone che dicono, ma l'ho letto su Wikipedia. Se vai a vedere le voci di Wikipedia, per chi non lo conosce, l'enciclopedia condivisa, l'enciclopedia libera, perché ognuno può fare le voci. In realtà, se andiamo a vedere le voci che attingono alla bioetica, c'è una distorsione, una totale, ma nella migliore dei casi banalizzazione, ma assolutamente della realtà dei fatti, che è veramente sconvolgente. Eppure per le persone Wikipedia è una cosa, i ragazzini delle medie fanno ricerche su Wikipedia, perciò quando su Wikipedia vai a parlare di fecondazione artificiale non troverai scritto zigote, troverai scritto ovulo fecondato, per non dire, ovulo fecondato è quello, il linguaggio, no? Associ a una parte del corpo femminile e quindi della madre a cui proviene. Se tu invece dici zigote, devi costringerti ad accertare che lo zigote è un essere umano di una sola cellula, sono delle cose ben diverse da un punto di vista concettuale, un po' come mi viene da dire quella piccola battuta che si dice negli ambienti bioetici, ma è una battuta per l'importanza del linguaggio, quando una signora va dal ginecologo e il ginecologo dice, le si è annidata una blastocisti nell'utero, la signora, oddio che è successo? È diventata madre. Però se io dico che si andiano a blastocisti nell'utero, toglimela subito, non, magari non posso diventare madre, no, il problema del linguaggio è assolutamente determinante, dirimente, e sappiamo bene che purtroppo non sembra usato in maniera neutra e neutrale. Se ci sono domande per i nostri relatori, visto che il tema è stimolante, io lascio la parola a voi. Eccoci qua, Sandro. Ma io volevo fare una domanda, un intervento che si riallaccia un po' a quello che ha detto l'amica Raffaella Pellone. Nel senso che lei in un passaggio del suo intervento ha affermato di preferire non rispondere agli inviti delle televisioni, comunque, perché comunque le televisioni e i mass media in generale manipolano un po' i messaggi che passano al proprio uso e consumo. Io ritengo, forse è un'esigenza che sento io in particolare, invece che proprio per questo ci sia necessità di far passare anche attraverso i media testimonianze come quella di
di Raffaella Frullone o come iniziative tipo queste organizzate dall'amico Massimo, che aiutano anche un po' a far passare un certo tipo di messaggio che altrimenti resta un po', come dire, nelle retrovie, un po' soffocato. Però ripeto, questa probabilmente è una mia esigenza che chiaramente potrebbe non essere condivisa dai più, perché vedo che anche noi cattolici, nel mezzo del, diciamo, del dibattito su questi temi, la voce dei cattolici stenta a venire fuori, e anche quando viene fuori viene subito additata come, no? Come retrograda: dai, ma voi siete ancora per la famiglia tradizionale, pensate ancora a queste cose, queste sono superate. C'è tutta questa, è chiaro che il rischio di cadere un po' nel frullatore, appunto, delle notizie c'è, però secondo me è importante anche far venire fuori appunto il punto di vista cattolico, che soprattutto nei mass media è un po' invece messo da parte, quando non additato come, no? Retrogrado, e però non so, magari è... In realtà è comprensibilissimo il suo pensiero e condivisibile nel suo desiderio. La verità dei fatti è che bisognerebbe avere, quando si partecipa soprattutto ad un reality televisivo, innanzitutto la consapevolezza di quello che succede. Cioè, cose banali, la diretta è diversa dalla registrata, le tempistiche che ti danno, chi ti contrappongono, e bisognerebbe avere la forza di contrattare uno spazio e un trattamento di un perché certo paradossalmente, tipo. Scusi, paradossalmente il fatto di rifiutare gli inviti ad andare o a partecipare potrebbe sembrare un ulteriore segno di debolezza, quindi di resa rispetto a quello che invece è un nostro dovere di testimonianza. Però, da un certo punto di vista, no, ma questa cosa è comprensibile. Il fatto è che poi quello che succede dentro le redazioni dei giornali, soprattutto delle TV, è totalmente un'altra cosa, perché in realtà quando si costruisce un prodotto dal punto di vista giornalistico, prima di tutto c'è un tempo, c'è una tempistica, quindi 10 minuti, un'ora, 20 minuti. E secondo punto, bisogna costruire un racconto, quindi se andiamo io e lei bisogna che il racconto sia uno contro l'altro o due posizioni diverse. In questo modo, anche inconsapevolmente, si alimenta la falsità. Ma le faccio un esempio banale: se andassi in televisione domani a parlare di queste cose, la prima domanda che farebbero sarebbe questa: sì, ma voi siete contro i gay, ok? Quindi già bisognerebbe utilizzare parte dei minuti che restano, che siamo a disposizione, per dire: prima di tutto, noi non crediamo nella categorizzazione delle persone. Gay, omosessuali, eterosessuali sono delle parole inventate, totalmente inventate, per farci dimenticare il valore unico di ogni persona. E quindi già è una domanda falsata all'origine, ok? E bisognerebbe mettere in discussione uno stesso principio della domanda stessa e tornare all'unicità della persona e non alle categorie. Secondo punto, bisognerebbe raccontare di non essere contro alle persone, quindi già ci si mangerebbe parte della domanda, non per dire quello che in realtà si fa, non per costruire come diceva lei, ma per tentare per giustificarsi di una cosa che non si è neanche fatto. Ora, io non dico che in generale tutti gli interventi in ambito televisivo siano sempre comunque dannosi. Questo non lo dico, rilevo da operatore che gran parte degli interventi anche che arrivano dal mondo cattolico sono molto deboli se non dannosi. Faccio due esempi, sono successi di recente. Dopo che è stato accolto in Commissione Giustizia al Senato il DDL Cirinna, il giorno dopo Vespa ha fatto un porta a porta. Vespa, che tra l'altro è tendenzialmente sempre molto prudente, molto di un certo tipo, aveva una platea di ospiti, un parterre di ospiti dove c'era a difendere timidamente quello che resta della famiglia, c'era Eugenia Roccella, e tutti quanti contro. In un contesto così, cosa si può oggettivamente sperare
di riuscire a portare a casa come consenso. È difficile. Altro esempio, 3-4 un mesetto fa alla Zanzara è intervenuto Gianfranco Amato, che è il presidente dei Giuristi per la Vita, che è un leone come oratore, idem ha una certa paura dei conduttori della Zanzara, che pure sono molto insidiosi. Eppure, nonostante le sue risposte siano state veramente ineccepibili e perfette, sono riusciti a farlo passare come un povero scemo. Cioè, io dico, siamo poi certi che in questo caso è tutto veramente, che tutto è utile alla causa? Io non dico no a tutto, dico attenzione, vagliamo seriamente, non è vero, è falso che tutte le occasioni per dire sono buone, bisogna verificare una a una e fare discernimento su tutte le occasioni per testimoniare tutto quello che ci chiedono è sempre buono. Farò un altro esempio, come sentinelle ci chiedono spesso di andare a spiegare chi siamo, cosa facciamo, ovviamente ci andiamo molto volentieri, a volte ci ha chiamato qualcuno nelle scuole e vorrei fare la contrapposizione, bene l'arcigay, ok? Ma e così sembra che noi siamo contro il povero ragazzino strumentalizzato che peraltro magari soffre per questioni sue personali, e tutta la cosa si concentra, diventa da una parte astioso, dall'altra parte diventa difficile poter spiegare con calma. Allora noi proponiamo sempre, ma facciamo due momenti, volete invitare i signori di Arcigay, li invitate in un momento X e noi veniamo in un momento successivo. Quello è un po' il governare la comunicazione e garantire il fatto che il messaggio arrivi quantomeno al destinatario nella sua forma più completa. Vorrei aggiungere qualcosa che forse è un po' scoraggiante, ma mi sembra realistico. Se il Papa, parlando del genocidio degli armeni, voglio dire, qua si tratta di una cosa oggettivamente accaduta, che l'ONU ha riconosciuto, l'Europa ha riconosciuto, cioè di cui esiste tantissima documentazione, eppure ha fatto una fatica del genere, è soggetto a essere tentato, comunque io sto parlando... Papa, sto parlando cioè non solo come persona che non per noi di riferimento, ma è anche il rappresentante di uno Stato che ha una tradizione di diplomazia, che è quello prima di dire quella cosa, è molto probabile che l'abbia studiata, che sia stata verificata, che abbia avuto già l'appoggio di alcuni paesi che potessero dire, cioè, eppure non è che è stato tanto facile. Andiamo a un altro esempio, perché le forze sono spesso impari. Andiamo a un altro esempio, Dolce & Gabbana. Stiamo parlando di uno dei colossi, è vero, del mondo della moda, per aver detto quello che hanno detto circa la riproduzione artificiale, Elton John è scattato su e ha fatto questo attacco economico, un attacco che è importantissimo perché un'azienda come Dolce & Gabbana, cioè io voglio dire, se questo accade a personaggi, ho fatto due esempi, uno del mondo economico, uno il più alto rappresentante del mondo religioso, un povero Cristo come noi, che magari ha delle competenze anche limitate, lei nel giornalismo, attivo a insegnare filosofia politica, voi un'altra, eccetera, eccetera, e che si trova tritato non soltanto dal punto di vista culturale marginato, ma spesso dal punto di vista economico penalizzato e dal punto di vista lavorativo non premiato, non riconosciuto e impossibilitato a fare carriera. Sì. Mettiamoci, anche perché spesso si rimane soli. Questo è un dato. Io se avete esperienze più positive, mi caccio tanto di cappello, ma noi che siamo stati dentro l'università abbiamo visto che alla fine. Raccontiamo la storia, perché noi abbiamo fatto le battaglie di questo tipo ai tempi dell'aborto e del divorzio, e l'abbiamo fatto sulle barricate, cioè andavamo nei dibattiti e le prendevamo di santa ragione, non è che non le prendevamo di santa ragione, perché non era importante, perché noi eravamo giovani e forti, ma siamo morti, ma cioè nel senso, in che senso? Che dentro l'università siamo stati bollati, cioè persone brave, e al momento opportuno ci è stato detto no, fiori, ma non opere di bene. Intendiamoci. Questo ha comportato delle conseguenze che noi paghiamo ancora sulla nostra pelle. Ora, cioè, ci sono conseguenze personali che possono essere importanti o meno. E noi siamo felici. Perché noi abbiamo recuperato in altro modo, il Signore è grande, voi tutti ne avete esperienza nei vostri campi. Ma dal punto di vista, diciamo, più oggettivo, significa non fare una scuola
significa non favorire una generazione che studierà certe cose, che avrà certo modo. Perché la scuola la fanno gli ordinari. E se non ti mettono al posto d'ordinario, tu quelle cose non le puoi fare. E per cui significa promuovere una cultura secondo i dettati del mainstream di cui parlava lei, internazionale, che ti dice dobbiamo promuovere questo, fare questa, e i soldi vengono dati là, e i posti vengono dati là. Quindi io mi voglio schierare dalla parte, anche se dopo magari oggettivamente dico non abbiamo il coraggio, non è bello, però dalla parte di tanti poveri cristi che magari noi dentro l'università una certa posizione di ruolo ce l'avevamo e ce l'abbiamo, quindi abbiamo una pensione, ma c'è gente che ci perde il lavoro, per non parlare della gente uccisa come i cristiani, quindi veramente anche tanta umana simpatia per le difficoltà che la gente incontra, chi ha delle aziende, chi gioca proprio sul pane della propria famiglia. Io voglio dire, aggiungere due cose. La prima è che noi probabilmente siamo la maggioranza, ma siamo quella che conta meno a livello sia di potere e soprattutto di disponibilità economica. Qui si tratta di capire veramente ciascuno come può investire delle energie in questa battaglia, e ognuno lo sa che margini ha. Allora io, per l'esperienza che ho fatto in questi 2 anni con tantissime persone diverse, e parlo di operai, avvocati, insegnanti universitari, casalinghe, mamme con tanti figli, piuttosto che persone disabili, noi abbiamo visto sul campo che non c'è niente come il rapporto personale che costruisca di più. Allora, se io ho tot tempo e tot energia da investire, io consiglio sempre di investirla lì. E poi mi ha colpito molto quello che dicevano dell'università, perché mi ha riportato alla mente un fatto. Io appunto sono di Bergamo, mi sono immatricolata nell'anno 2000 al corso di lingua e letteratura straniera all'Università Statale di Bergamo, dove non c'era il test d'ingresso e l'esame barriera era inglese 1, composto da una parte di lingua e dalla parte di letteratura, ed erano degli esami abbastanza tosti. L'esame di letteratura era tenuto da una professoressa che si chiamava Alessandra Marzola, che la leggenda narra, informazione mai verificata e non in mio possesso in alcun modo, che avesse una relazione con un'altra insegnante di inglese, e una delle due all'epoca era, come si dice, preside di facoltà. Informazione appunto di cui io non sono in possesso e quindi non so dire se sia vera, però in università c'era questa voce. Fatto sta, e questo è il fatto vero, che il corso monografico di inglese 1 all'Università Statale di Bergamo nell'anno accademico 2000-2001 era tutto sul gender, totalmente sul gender. Io avevo 20 anni, 19, quando si finisce la scuola, e guardavo questo, sembrava una cosa da pazzi, sinceramente non capivo da dove potesse venire fuori un totale delirio. Poi c'era una serie di libri di lettura che erano tendenzialmente romanzi, tutti però uniti da un comune denominatore che era appunto il gender variamente, insomma, declinato, e ho fatto questo esame ripetendo a pappagallo quello che c'era scritto, perché io dovevo passare l'esame sempre, insomma, mai immaginando che in realtà quello era un tassello di un percorso che veniva da lontanissimo. Cioè, l'ho capito anni dopo, anche perché allora, insomma, non si parlava ancora di genere, ma ancora di sesso, era praticamente 15 anni fa, e c'era un panorama che oggi sembra giurassico, e in realtà loro già stavano lavorando da tempo, quindi è totalmente vero quello che dicono. Dal 95 in poi loro hanno preso, cioè, se vuoi governare un popolo non servono neanche i suicidi, basta occupare le elite culturali e Gramsci. Occupare la comunicazione, è finito lì. Se tu occupi le università e occupi l'intrattenimento e la cultura, hai il popolo, hai le persone. Dottor Mascione, presidente, sul fatto di come cambia il mondo, come cambia le ideologie, che cosa si intende per normale e che cosa si intende per anormale. Una volta c'era la curva di Gauss, e adesso dico che c'è la curva di Francesco, c'è la mia curva. Che significa? Significa la famosa curva di Gauss, dove la normalità stava nel mezzo, era la parte ampia,
e la bestemmia sono quelle che erano fatte. Quindi la colpa di un proprietario. Adesso pian piano la parte centrale si affossa, diventa due obbe, diventa il cammello, quella che era la normalità si è affossata, quella che era la normalità diventa la normalità. Questo ha anche permesso, non solo dalle varie ideologie, ma le leggi che permettono certe cose, perché non dimentichiamo che poi ci sono le leggi, e le leggi chi le fa? Qui sta il Parlamento. Il Parlamento che è l'espressione di votare. Quindi è tutta una riflessione, è tutto un modo di fare, questa è la prima cosa. La seconda cosa, si è parlato di TV vista, ragazzi, ora scena violente, non si è parlato di una TV che a me non piace, si è parlato di TV che non piace, la TV volgare, la TV delle parolacce, oggi è tutta una parolaccia, tutta una volgarità. I film si possono vedere fino a quelli realizzati negli anni 40, 50, forse 60, ma sicuramente dal 70 in poi non si possono più vedere. Di queste cose perché non se ne parla? Non se ne è fatto cenno. La TV che non mi piace, quella delle parolacce. Io non faccio altro che cambiare canale quando sento una parolaccia. Non perché non le conosco, forse io ne conosco più di quelli che le dicono. Però proprio quando sento io una TV volgare, mi si arruffa proprio tutto. Volgarità, sessualità, sì, non è così. Che fine ha fatto il comitato che ci stava una volta, che non permetteva neanche forse di far vedere ciò che si poteva vedere, e adesso invece tutto è permesso. Tutto è permesso. È una semplice laia. Che fine hanno fatto i doveri? Prima si parlavano di giustamente, si parla solo di mondo di diritti, ma i doveri dove stanno? L'associazione di mondo cattolico aveva e ha, tuttora ha, ma che potere c'ha? Quasi nessuno, perché non conta l'opinione dell'AIAT, conta lo sceriffo. E piano piano, forse io non ho documenti per poterlo dire, ma mi sembra che forse anche TV 2000 guarda lo sceriffo. Quindi di che parliamo? Cioè, qui la pubblicità la fa da padrona. E allora se coloro che fanno inserzioni pubblicitarie vogliono un certo tipo di messaggio, gli operatori che hanno a questo non sono intervistati da quella indagine hanno detto: noi abbiamo già la mentalità già conformata. Portavamo lì un esempio di una notizia che è uscita, quelli che scrivono su Playboy, se non sono conformi all'ideologia di Playboy vengono cacciati immediatamente. Cioè, allora questo è il mondo del pensiero unico che avanza lentamente e che sta occupando gli spazi a macchia d'olio, ma che sempre più sono ampie le macchie. Allora io volevo... ci sono anche casi in cui si verifica il contrario di quello che è stato detto, cioè la scuola ribadisce che la famiglia è costruita da un papà e da una mamma, cioè in maniera molto semplice perché sono bambini della scuola dell'infanzia. Si difende il proprio credo religioso, essendo tutti la maggior parte dei genitori che hanno optato per l'educazione religiosa. C'è un solo musulmano, ma il musulmano e il bambino chiede di fare la preghiera e la mamma dice: ma io non posso aiutare agli altri bambini che hanno questa esigenza per solo suo figlio. Certo, tuo figlio a casa gli farà la sua educazione, qui a scuola. Cioè, non ho capito, lui vuole dire la preghiera, la preghiera insieme a casa. Se non viene detta, è lui che dice: maestro, non abbiamo detto la preghiera. Perché è anche la sua, cioè anche per integrarsi con gli altri. E per quanto riguarda la famiglia, è ben difesa, perché ci sono magari dei genitori che danno degli insegnamenti contrari, quindi non è solo la scuola, e ci sono molte cose negative che vengono anche dalla famiglia, dipende dai casi. Che quando si tocca la scuola, il vero problema è che
stanno arrivando delle politiche che renderanno obbligatorie queste cose anche agli insegnanti. Sì. E il vero problema è che se arriva un genitore ideologizzato anche in quella scuola, fa una guerra pazzesca e ne faranno le spese purtroppo i bravi insegnanti che continuano a lavorare come già stiamo vedendo in tante parti. Io non penso rischierei anche la prigione, sarei pronta anche a questo. Infatti a quello dobbiamo prepararci. Signora, in Germania sono 53 famiglie in prigione per aver rifiutato questo tipo di educazione e in Francia ce ne sono oltre 30. Però è vero dire che ci sono veramente ci sono e famiglie al contrario diseducanti, sì, sì. Perché dico, una nostra amica che insegna ci ha raccontato che è entrata una bimba il primo giorno di scuola con il grembiulino con il suo scritto ricamato da grande farò la velina, cioè l'idea che viene trasmessa a questa bimba. Anche a livello educativo non c'è l'educazione da parte, non tutti per fortuna, di alcuni genitori che non insegnano neanche il semplice saluto. Ma certamente. Noi ci riferiamo alle regole, a quelle che stanno venendo sempre di più. Secondo me stanno passando. Secondo me la scuola e la famiglia si intersecano su queste problematiche. Avendo una funzione apocalittica, cioè di rivelazione di qualcosa che non è partita adesso. Cioè il progetto gender affonda, per quanto riguarda la famiglia, le sue radici sul divorzio. Sul divorzio, perché dal divorzio ci hanno messo in mente che un bambino può essere felice senza il papà o senza la mamma. A sto punto, se il papà e la mamma ti mancano perché li sono lasciati, o ti mancano perché ce n'hai due di un sesso o due di un altro sesso, anzi anche meglio rispetto a una coppia divorziata, no? È meglio che uno ce ne sia due, come se il numero fosse il problema, basta che sono due, poi due maschi, due femmine, andiamo a vedere. Quindi da questo punto di vista è difficile, quando lei dice giustamente educare al gender o diseducare al gender, no? Il caso del gioco del rispetto degli asili di Trieste, no? Io posso dire anche a un bambino, ma come faccio a dirlo se io sono separato, divorziato, risposato? Come faccio a dire, guarda che servono due genitori, se io per primo da solo sono, poi ne ho trovato un altro che piaceva a me e non quello che Dio gli aveva dato. È chiaro che questa situazione qua adesso è apocalittica perché rimette in discussione delle questioni che sono state, da un punto di vista di dibattito, totalmente chiuse. Noi adesso, se vogliamo parlare del gender senza parlare del divorzio, è come dire che voglio, guarda che sul Titanic che affonda c'è un rubinetto che perde. Sì, certo, il rubinetto perde, ma il Titanic che sta affondando. Cioè la ragione è quella lì, io non mi stancherò mai di citare una frase di Amintore Fanfani, io non voglio buttare in politica, però Fanfani disse ai tempi del divorzio, se volete il divorzio, sappiate che dopo il divorzio avrete l'aborto e poi vostra moglie scapperà con la vostra cameriera. Perché la china antropologica, ma l'ha detto già Pio XII, già addirittura San Pio X, pascendo i dominici greci, cioè la china antropologica è necessariamente quella. Se noi adesso pensiamo di riuscire, e quando nelle scuole si arriva a questo, è una cartina di tornasole, la scuola poveretta che deve fare? Fa quello che deve fare, è pur vero però che certe tematiche, in questo mi permetto un attimino di uscire dal quadro apocalittico dei nostri giustissimi relatori, possono essere trattati in un modo piuttosto che un altro, perché c'è ancora un minimo, un margine di libertà di insegnamento, è lì che ci si mette la faccia. Ma, esatto. Quando ti dicono supera le discriminazioni, perfetto, allora già parlare dei down, degli obesi, degli introversi, dopo parliamo di quelle altre, discriminazione di genere, perfetto, insegna a tuo figlio, a quel bambino, che il fatto che mamma stiri i vestiti a papà non è una cosa avvilente, o il fatto che talvolta papà debba cambiare il pantolino al fratellino non è umiliante per lui, non è umiliante per la mamma, la collaborazione e l'abbiamo fatto lo stesso, il superamento degli stereotipi di genere, però la si fa in un modo. Forse possiamo dire che oggi le tematiche ci hanno un po' vincolato a mostrarvi quello che è l'orientamento secondo le grandi lobby che stanno insinuando su noi, ma non vi abbiamo detto tutto il positivo che noi abbiamo dovunque in Italia, grazie a Dio e tra i cristiani. C'è tanto, se facessimo un'altra serata mostrando quello che fanno le sentinelle, quello che fanno le associazioni, soltanto questo, voi vedreste un mondo bello, diciamo, pieno di speranza, che c'è, però oggi avevamo questo compito, lo capisco che è un po' deprimente. Che
ma fa fatica a venire fuori, questo è un po' il problema. Fa fatica, richiede l'impegno di tutti, in realtà è questo qua è il nodo, ma questo del divorzio è tra l'altro un tema che mi sta molto a cuore. Cioè anche in ambito cattolico adesso qualcuno mette in discussione il divorzio, no, l'abbiamo incamerato, no? Comunque quello ormai c'è, vabbè, non si può fare niente. E se ci pensiamo però è veramente agghiacciante, perché è un tassello che ha dato poi vita a tutto il resto. E mi colpiva molto l'esperienza di un professore universitario californiano che ho conosciuto, si chiama Robert Oscar Lopez, che è cresciuto con due donne. Praticamente lui era il quarto di tre fratelli, le prime tre erano sorelle, e a un certo punto la mamma si è scoperta lesbica, così ha detto, e ha voluto avere un altro figlio per crescerlo con quella che sarebbe stata poi la sua compagna. Quindi questo signore è cresciuto con queste due donne e è cresciuto peraltro volendo bene alla compagna della mamma, perché comunque di fatto c'è cresciuto in casa, quindi non ha per niente un rapporto conflittuale. Tuttavia ha portato nell'adolescenza tutta una serie di problematiche, ha vissuto per un periodo dai 12 praticamente ai 23-24 anni con uno stile di vita omo, bisessuale, fino a che attraverso una malattia ha sentito l'esigenza di rincontrare suo padre, poi ha incontrato quella che sarebbe diventata sua moglie, e nel frattempo il mondo LGBT americano stava lottando per l'adozione di bambini da parte delle coppie dello stesso sesso, no? E lui ha detto: ragazzi, no, ci dobbiamo fermare, guardate, io sono cresciuto con due donne, non va bene, è sbagliato, manca il padre, non è giusto. E lui era stato, aveva vissuto appunto in questo mondo LGBT anche in situazioni veramente poco edificanti, però dice: quando ho capito che stavano andando sui bambini, ho capito che c'era qualcosa che non andava e l'ho detto, e lì ho iniziato ad essere discriminato, ma non solo discriminato, lui è anche andato a parlare davanti al congresso americano dicendo perché no, perché un bambino non può crescere con due uomini, con due donne. E ha anche raccontato che lui non è diventato un criminale, un tossicodipendente o ha un rapporto che, tra l'altro, la sua mamma è morta e lui comunque sente questa signora con cui è cresciuto. Quindi dice: mi sono laureato, sono un professore universitario, cioè non lo sto dicendo affermando che chiunque cresca è un bambino e stia con una persona dello stesso sesso cresca una persona totalmente deviata, però vi sto dicendo perché è sbagliato e che cosa ha comportato sulla mia sessualità, eccetera. Robert Lopez lo scorso anno ha fondato un istituto in California che si chiama Istituto per i diritti del bambino, e che fa parte di questa sua lotta che lui sta portando coraggiosamente avanti, che è costituito su tre punti. Il primo è il diritto del bambino a nascere e quindi il diritto alla vita. Il secondo è il diritto a crescere con un papà e una mamma, e il terzo a crescere con un papà e una mamma che stiano insieme. Quindi lui ha messo il divorzio tra i tre capisaldi costitutivi del suo istituto, della sua lotta, insomma, per dire che questo è totalmente di attualità e assolutamente importante. Io non oso sottoporre il tema divorzio con le parole di Nicola, non stiamo più a perché la vostra mezza parolina però. Beh, mezza parolina ci serve. Io penso che si parla tanto di amore, cioè la gente, c'è un film di Bergman, no, c'è una frase di Bergman che dice: la verità è che all'università ci hanno insegnato tante cose ma non ci hanno insegnato ad amare. Finisco qua. Incisiva. Noi le nostre battaglie le abbiamo fatte, le abbiamo perse insieme ad Amintore Fanfani. Ecco. Ma le abbiamo fatte però. Ad maiorem dei gloria, sì, nella peggiore dei qua. Ma in realtà non è persa solo perché è passata la legge, perché la vittoria di fatto sta nella resistenza del buon senso nel popolo che è rimasto, pur minoranza. Quindi secondo me anche le battaglie non le dobbiamo guardare in funzione. Non le dobbiamo guardare in funzione del risultato. Se può consolarvi, continuiamo a fare la battaglia. Un ultimo libro che abbiamo pubblicato con la San Paolo è Perché sposarsi. Quindi continuiamo a fare la battaglia, non è che non la vogliamo fare. Ma questo perché proprio a Milano c'era Martini, il cardinale, che aveva parlato della necessità oggi di dare la ragionevolezza del matrimonio, perché
perché il problema è che la gente non si sposa neanche più. Perché solo non sposando si evita il divorzio, evita i costi, evita gli avvocati. E quindi allora quali ragioni inducono una persona, anche non credente, a considerare il matrimonio cosa buona? Questo è lo scopo di quel libro, abbiamo cercato di farlo, e cioè, perciò dico rieducare all'amore. E questo è un compito senza fine, quindi lo cominciamo adesso dicendolo. Quindi abbiamo risposto in maniera positiva senza stare a dire perché va da senso. Noi diamo 10 motivazioni razionali. Perché sposarsi? Sì. Del perché scegliere il matrimonio e non la convivenza. Perché ci accorgiamo che anche persone amiche nostre, dice, mio figlio va a convivere, ovviamente un figlio di 30 anni ha il suo diritto di scegliere, però che il genitore, amico mio, una prostituta, perché si usa come dire, va bene, lo dovrebbe dire come potrei dirlo io, certo. Mi spiace, è una scelta di mio figlio, io lo rispetto e mio figlio non romperò mai il legame con lui, però non posso dire adesso si usa, certo. Quindi sei tu che sei fuori moda perché mio figlio va a convivere, va bene, e questo significa, è il cambio di mentalità che è subentrato, capisci? È proprio vero. Bene, allora io ringrazio tutti quanti presenti, se ci sono altri interventi direi che possiamo darci appuntamento al prossimo incontro che è il 23 maggio, sempre alle 16, torneremo alla cattedra Catalignana, salvo ulteriori inconvenienti, ci sarà Cinzia Baccaglini e ci sarò io sulle ragioni dell'accoglienza della vita. Prima ancora, come vi ho già detto, il 10 maggio, appuntamento a Roma per la marcia per la vita, dobbiamo essere tanti sia per quello in cui crediamo sia perché ce lo chiede il Vescovo. Come riferimento avete i miei numeri personali, poi anche stanno organizzando, per chi le conosce, Emma Di Sabatino ed Anna Valeri, sempre stanno contribuendo alla realizzazione di questo pullman. E che dire, grazie a tutti di nuovo e a presto.